Bella a tutti ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Siamo a fine agosto, le mie vacanze sono finite, quindi rieccomi qua, pronto con tante nuove cose. Allora ragazzi, è uscito il lookbook Fall Winter di Supreme del 2020, quindi adesso... Quindi ora andremo a vedere cosa ci aspetta nei prossimi mesi da acquistare, da coppare. Andremo a commentare i pezzi più hype, i probabili prezzi di resell, andremo a vedere varie cose, se le avete già viste... Le riguardate una ripassatina, vedete cosa ne penso anch'io insieme, quindi mettetevi comodi. Le scorrerò molto velocemente, quindi non sarà una cosa lunga e tutto, perché sennò viene un video troppo lungo. Qua cerchiamo di snellire un po'. E nulla raga, i vari link dei miei social li trovate su in descrizione, volevo dire. Sono un po' arrugginito. Le raffle giveaway ritorneranno da inizio settembre. Le raffle 100% giveaway magari poco più in là. Comunque il mio Instagram lo trovate in descrizione. Se avete perso i video che ho pubblicato recentemente con Mystery Box da 2000 euro, robe del genere, le trovate nel mio canale. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. E allora ragazzi, per vedere se ci siete, lasciate un bel like fin da subito e commentate con il vostro pezzo preferito una volta visto il video. Quindi andiamo a vedere. Eccoci qua nel menu con tutti i capi che usciranno prossimamente. Iniziamo dai jackets, quindi vari giubbotti. Comunque raga, sono abbronzato o no? Non si capisce con le luci sparate. E sono stato maleducato, non vi ho chiesto come sono andate le vostre vacanze, quindi ditemelo nei commenti. Ditemi dove siete stati. E se mi seguite su Instagram sapete dove sono stato io. Ok, andiamo. Allora, no, questo tipo di jacket non mi piacciono, quindi balzano già molto velocemente. Poi interessante questo, oliva così non mi piace, olivastro. Però nero, la grafica dietro molto figa. Sì, c'è anche la scritta Supreme col box logo. Interessante questo, bello, sì. Anche se nulla di eccezionale, grafiche e pattern già visti. Vabbè, classici, pellicce eccetera. Non è male. Bello, non zarro però, bello cattivo. Beh, comunque raga, jackets molto classici, inutile che li stiamo a guardare tutti. Carino, sì, bello questo mi piace. Un po' diverso dai classici di Supreme, i colori tutti e tre in realtà. Quindi questo lo promuovo raga. È anche reflective, Splaked Down Jacket. Questo è molto carino, sì. Questo è per ora il jacket che promuovo di più in assoluto. C'erano anche altre immagini. Ci sono 14. Ah, ce ne sono anche gli altri, da moto. Io non vado in moto quindi non mi interessa. Bello, sì. Con le grafiche così stampate sopra, sono di Toshio Saeki. Ok, poi tutto spiegato. Interessante. Blu no, assolutamente blu no, un pugno nell'occhio. Invece questo li boccio tranquillamente, quindi. Poi cosa abbiamo? I puffi? Mi confermate che sono i puffi? È questo? No, beh, bellissima sta parte qua, I puffi che col camo spaccano, devo dire. Poi beh, anche questo è comunque abbastanza visto come pezzo di Supreme. I pants invece sono fighi, mi piacciono. I pants posso anche pensarci, cioè, di copparne uno. Bello. Poi spacca questa, Minchia, raga, i jacket di solito sono tutti uguali. Bella questa. Questa, raga, secondo me costerà un bel po', Anche in resell andrà un bel po'. Questa invece no. Sta grafica qua stupenda, raga. Qua penso che concordiate perché è davvero figa, anche rosa. Però questa è davvero bella. Bella. Questa è da coppare. Poi, vabbè, queste robe già viste. Marble dove il pavimento. Ok. Con i relativi pants. Balzano. Qua balza. Puffy jacket con gli orologi di Supreme. Figa l'idea, ci sta. Sta bene col nero, il resto dei colori invece non mi piace. Poi, roba classica, balziamola. Marigold jacket, figo. Bello, interessante. Interessante. Pensi invece, non li guardi. I pinguini, sono dei teneri pinguini. Penguin Sudden Fleece jacket, che carini. Io che sono abbastanza tanto amante degli animali, direi che è ottima.
Questa roba classica. Beh, ragazzi, facciamoli veloci. Ma spiega. Ma spiega. Vedi Smurf, Danny in track jacket. I puffi stampati. Guarda che figo. I puffi che ti ritrovi qua così è stupendo, sul vetro. La scritta Supreme con questa, con questo carattere qua dei puffi è stupendo. Bella bella blu. Nera un po' meno, blu è figa. Ma guarda, guarda. Sulla tasca laterale. Sempre bella il target Supreme dietro. Ok, mi gigantesco solo le cose fighe. Questa cos'è sta cosa? Blue Black Ryan t-shirt. Nera al suo perché. Ah, questa me ne fa vedere tutte così. Carina. Sembra Versace. Rosa così. Stessa grafica di prima. Pacchiano. Pinguini e scialla. Camicia dei pinguini, sei sciallo come, non so, come i pinguini. Bella anche la grafica di prima nella camicia, figa molto. Questa grafica qua mi piace un sacco, raga. Carino questo, ci puoi mettere un bel abbinamento con un buon outfit. Orribile. Carino. E basta. Camicia comunque nulla di che, stesse grafiche del resto, non c'è nessuna camicia che dici pazzesca. Ma perché i puffi? Ma quante sono le cose con i puffi? Ma quante sono? Ma spiegami. Madonna, ti fa paura. Cos'è, il Dragon Sharon? Ma è il Dragon Sharon, raga. Ma per forza. Vabbè, qua, raga, sono le classiche cose. Bella questa. Carina. Mi piace. Cioè, beh, grafica Supreme già conosciuta. Jordan 5, ok. Uewe. Non è colpa mia. Bella, bella. Un cane che abbaia. Bella. Bella questa. Diversa dalle cose che escono di solito. Molto bella. Questa è molto bella, mi piace. Cane, se puoi non abbaiare adesso magari. Anche questa qua viola, molto bella. Questa mi piace come grafica, raga. Diversa dal solito. Figa anche questa, raga, bella. Poi queste qua classiche. Beh, anche una roba semplice così è bella, raga. Bella anche questa qua blu, con la scritta Supreme gialla. Poi, andiamo avanti. Già più particolare, scritta Supreme pic... No, vabbè. Pixelata così, a me piace. Anche se può darsi che stoni tantissimo, brutta. Poi, finite. Top sweater finite. Adesso ci dovrebbe essere sweatshirt. Andiamo a vedere le felpe. Allora, raga, questa si aprirò un dibattito su questo. Ne ho già parlato sul mio Instagram, questa l'ho già vista. Allora, Big Stitch è carina, ma non mi piace molto. Allora, Crossbox logo. Questa è una box logo. A crocifisso. Vi piace? Punto di domanda. Rispondete nei commenti. Personalmente a me non tanto. Vediamo gli altri colori. 8 colori. Magari in altri sta meglio. Cavolo, voglio la box logo viola io, raga. Punterò la viola. Ma tanto non la prendo. Ancora puffi. Anche il colore molto puffo. Ok, andiamo avanti. Shop, non ci credo. Ah, con le robe del sito che sono in basso. Figa l'idea, dai, ci sta. Questa tipo non mi piace molto. Tipo il giubbotto di prima, carina. Aerial Q-neck. Anche no. Bello, carino, Supreme con la neve, sciallo. Questi due colori qua ci stanno, sì. Poi no. Sì, dai. Normale. Carina la rosa di prima. Amo di Sharkoody di Bape. Carina. Questa abbiamo già viste. Carina anche questa. Pearl o the sweatshirt. No. No. Carino, micrologo Hooded sweatshirt. Bello, ci sta. Ok. Qua, questi qua li abbiamo già visti, raga. Madonna, i pantaloni pixelati. Questi spaccano.
Questi spaccano, raga. Questi li voglio. Questi spaccano. Qua non so neanche ad aprirli, raga. A parti più interessanti proprio. Carino, anche già comunque rivisto, però carino. Tosto. Tosto, forse tanto, troppo. Questi già visti tutti, tutte le grafiche già viste. Bello. Qua, raga, non si può dire niente. Molto bello, in realtà. Pairs through regular jean. Bello. Molto, molto bello. Questa è cop. Che grafica è? Non ho visto. Ah, bello. Fa, il suo, fa la sua figura. E boh, poi questo, anche questo. Non era quello coperto. Ah, ok, eccolo. Mm. Questo da abbinare con le Travis e via. Boh, pantaloni, raga, ce li siamo tolti in fretta velocemente, tanto tutte le grafiche già viste. Andiamo sui pantaloni corti, ce ne sono pochissimi, li balzo anche volentieri perché non porto pantaloni corti in pratica. Magliette. Ah, ce ne sono pochissime. La madonna, sono pochissime. Facciamo un giro veloce. Bella però, molto bella. Molto bella. Perché? Perché? Un copertone. Ok, andiamo avanti. Stay positive. I am always improving, can do more, my mind is clear, feel stronger. Carina. Carina, molto motivazionale. Supreme is with me, bella. Molto bella. Ma spiega, ma questa sarebbe da prendere come, come simbolo della vita, come mood della vita, il captcha. Ma non ci credo. Verify T. Questa è da coppare. Grigio fa un po' cagare, però è da coppare. Ah, mamma mia, bruttissimi questi, eh. Mamma, donna e merda. Bags, zainetti, vediamo che ci abbiamo. Vediamo che ci combina. Ci sta. Poi, borse. Con tutte le grafiche come prima. Sì, ci sta, queste sono belle. Queste sono belle. Ma gli accessori così, zaino eccetera, Supreme a me piace davvero quasi tutti. Bello. Diverse, ne hanno fatte molto diverse dal resto, ci sta. Questo è da promuovere. Carino lo zaino così. Bello, molto molto bello lo zaino, semplice così. Anche la borsa, molto bella, sì. Promuovo in pieno. Allora, adesso raga, la categoria che fa più sognare di tutti. Te, sempre gli accessori. Ok, non voglio neanche vederli, li guardo già subito ingrossati. Allora, Supreme, Jacob Echo, Time Zone, eccetera. Abbastanza tanto pacchiano. Brutto, raga. Brutto. Non mi piace per niente. Minchia, bello. Un bel pendente. 14k gold functional. Ok. Vabbè, comunque poi vedremo bene cosa. No, l'arcade game. Questo è figo. Beh, costerà una fucilata questo qua. Supreme per Mortal Kombat. Ma che figo. Bellissimo. Questo sarebbe da mettere nei negozi di Supreme. Bellissimo, davvero figa. Figo, figo, figo. Allora, andiamo avanti. Il lipstick, il rossetto. Ok, molto elegante. Per la vostra pupa. Bello anche il packaging. Questo che è? È un letto? Sofa bed? Sì, è un letto divano. Supreme per Cartel Tricks. Bah, bruttissimo però. Brutto tanto anche. Oh, no, vabbè, la boccia dei pesci. La boccia dei pesci che ho scritto Supreme. Questo si prende. Questo credo che si prenda. Però magari essendo di vetro ci sarà qualche problema con la spedizione. Io uso Colgate, raga. Io uso Colgate. Il colgate con Supreme. Mi ricorda abbastanza questi, gli Oreo. C'è il dentifricio di Supreme, fa. Vabbè. Oddio! Anche questa l'ho vista. Anche questa l'ho vista. E questa è da coppare. Questa è cop. Supreme per Chucky Doll. Fa paurissima. Fa un'ansia clamorosa. No, raga, questo è da comprare. Questo lo metto nei video tipo qua. Bellissimo, mette un'ansia clamorosa. Bellissimo, questo si coppa. I can't talk. Non so proprio cosa fare.
Bella la lampada così, figa. Ma che bella. Wireless, si carica USB e portatile con i LED. Questa è da comprare, questa è da comprare davvero. Bella, bella, bella. Poi un vaso, watch plate, un microfono, altre sedie. Cos'è una cassa? Ah, un proiettore, carino. Ma va, le sedie in plastica così dei negozi, tipo, bella, carina. Pallone, le carte da gioco, trasparenti, ma che fighe. Raga, dovete sapere che a me piace molto giocare a carte, quindi potrebbe essere un mio acquisto questo, molto bello, a me piace molto giocare a carte. Binocolo, beh, vari strumenti, zippo, profumo, coltellini. No, è coso per ricaricare le batterie della macchina. La headlamp, sticker, la cover. Di che iPhone è? iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, carino. Beh, la cover, raga, ci sta. Cos'è sta roba? Una bottiglia, che si piega così, figo. A me serve tra l'altro una bottiglia così, raga, quindi potrebbe essere un buon acquisto. Ancora altre Air Force. Ma poi perché gli accessori? Queste tipo pigiama, ok. Orribili. Ok, vari portachiavi. Positive bottom. Skate. Tavole da skate interessanti. E poi vari pezzi di ricambio. Ok, accessori erano questi e molto belli, raga. Promuovo gli accessori in pieno, molto interessanti. Scarpe, Air Force e skate, le parti che abbiamo già visto. Ok, raga, questa era la collezione. Molto interessante. I pezzi da cop, diciamo, secondo me sono questi che vi sto facendo vedere adesso, che adesso tutte le memorie non me le ricordo, ma poi li guardo bene e li metto nell'editing. E sono quelli che un po' ogni collezione sorprendono. Molto interessanti, sono contento. Tutto sommato una collezione carina, dai. Carina. C'è stato di peggio negli ultimi anni, c'è stato anche di meglio, però carina, interessante. Assolutamente la sufficienza ce l'ha. Vedremo poi i prezzi in collaborazione eccetera che dovranno ancora uscire. Ditemi cosa ne pensate nei commenti di questa collezione, che sono molto curioso, insieme a cosa avete fatto d'estate. Per adesso ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un bel like, se siete iscritti, ci vediamo su Instagram, link in descrizione. E niente ragazzi, mi raccomando, buona giornata, stai bene, quindi bene.